la regione avrebbe vietato ai direttori delle ASL di parlare pubblicamente del virus. Questo forse in un momento in cui c'è bisogno di trasparenza. Ma ciò che è ancora più grave è che il Presidente della Regione non trasmette i dati al Sindaco di Napoli e della città metropolitana. Questo è un fatto di una gravità inaudita a 7 mesi dalla pandemia. Io credo che questo sia un fatto grave che mette ulteriormente in pericolo la salute dei nostri concittadini, perché non comunicando dati non ci consente in tempo reale di mettere in campo delle azioni che invece potrebbero, a differenza di quello che fa lui, meglio tutelare la salute dei nostri concittadini. E bisogna capire perché non lo fa. Non lo fa perché non lo vuole fare e dà l'ordine a chi ci dovrebbe trasmettere i dati di non trasmetterci, o siamo di fronte all'approssimazione, alla superficialità. Comunque vada, è gravissimo. Però lui non risponde. Lui fa ordinanze inutili, molte volte contraddittorie, punitive nei confronti delle categorie economiche, dichiarazioni violente nei confronti dei cittadini, e non risponde sul tema della salute. Ormai l'operazione Pulcinella è in atto. Pulcinella significa che bisogna togliere la maschera a chi si è costruito una storia di consenso politico ingannando i campani sul fatto che stava tutelando la salute. A distanza di 7 mesi noi abbiamo lo stesso quadro sanitario di febbraio, lo stesso quadro sanitario in termini di medici, infermieri, posti letto, tamponi, una situazione di una gravità inaudita, e lui cerca di distogliere l'attenzione non facendo parlare, non trasmettendo dati, oppure distogliendo l'attenzione con i monologhi Facebook con cui se la prende con i ragazzi in maniera violenta che stanno fuori una scuola, oppure se la prende con i ristoratori, le pizzerie, i pub che devono chiudere alle 23, non ha nulla a che vedere con la movida, questi lo capiscono tutti. È un modo ormai che stanno capendo in tanti, e noi lo ripeteremo ogni giorno, di distogliere l'attenzione dalle responsabilità sullo smantellamento in questi 5 anni della sanità pubblica. Quindi operazione Pulcinella ormai in atto. E visto che gli asintomatici sono comunque affetti dal coronavirus, ma forse dare dei dati in cui si dice che una fetta della popolazione non è costretta sotto una tenda ossigeno sarebbe anche meno pauroso per chi legge i 431 di ieri. Guardi, non c'è un'operazione di trasparenza, non c'è un'operazione di verità, ma non solo nei confronti dei cittadini, ripeto, anche nei confronti di istituzioni che, attenzione, hanno da un punto di vista istituzionale il ruolo di responsabili della sanità. Cioè, per legge il sindaco di ogni comune, immaginatevi il sindaco di Napoli, è responsabile della salute dei propri cittadini, e se la regione non solo non ci fa partecipare ai tavoli, non vi rendete conto, dopo 7 mesi la città di Napoli non partecipa all'unità di crisi, partecipa il rappresentante dell'ANCI a nome di tutti i comuni campani. E allora perché tutto questo? Perché sono stati taciuti i dati che pongono la Campania da giugno con un aumento del 150% dei contagi? Perché è stata nascosta fino al giorno delle elezioni una serie di dati? Perché subito dopo le elezioni sono state fatte altre dichiarazioni e sono stati distribuiti altri dati? Non lo so, sono coincidenze? Saranno coincidenze. Mi sembra che siamo già in una fase a questo punto di alterazione della democrazia attraverso la strumentalizzazione con la propaganda del consenso, quindi è molto delicato. Si può arrivare a un passo da un collasso democratico e all'alterazione della democrazia. Quindi adesso la campagna elettorale è finita, quindi non c'è un'opposizione politica, non è, come dire, non è il personalismo De Magistris De Luca, questo non c'entra nulla. Se il Presidente comincia a fare delle cose nell'interesse dei napoletani, io sono il primo che lo dirà pubblicamente, dandogli atto che finalmente ha cambiato, è passato dalla propaganda alla difesa della salute dei napoletani e dei campani. Secondo lei serve un maggior coordinamento fra il governo centrale e le regioni? Perché per esempio Conte si è espresso contro le chiusure anticipate dei locali. Conte si esprime, però deve decidere, sono 7 mesi, cioè, dai, diciamo tutti che le elezioni regionali hanno molto condizionato la tenuta degli equilibri costituzionali, quindi su questo c'è molta amarezza. C'è molta amarezza perché non c'è stato un effettivo coordinamento nazionale. Si è dato un potere assolutistico alle regioni, determinanti per far vincere le elezioni. Quindi perciò quando parliamo di alterazione della democrazia significa che il Covid viene utilizzato per fare politica. Allora, se vogliamo ritornare alla Costituzione, adesso è venuto il momento, siccome non c'è, pare, una campagna elettorale imminente, speriamo che questa sia l'occasione buona anche per sapere se l'ASL Napoli 1 debba essere o meno sciolta per camorra. A distanza di 6 mesi io non riesco a capire come a questa domanda del sindaco di Napoli, dell'ASL più grande del centro del Mezzogiorno d'Italia,
non venga data una risposta. Le elezioni sono passate, vediamo se adesso decidono.